Nella sala delle colonne del comune di Pontassieve, una mostra che festeggia i 50 anni di carriera di Giuliano Gelli. Vediamo. I colori squillanti, primari, festosi, l'ordito fitto di simboli, il fiorire di segni, l'aprirsi continuo di porte su un mondo visionario di poesia, sogno e gioco di un artista come Giuliano Gelli, nella mostra La Sala delle Colonne di Pontassieve, la fantasia rivelata, che celebra anche i 50 anni di carriera del pittore e scultore toscano. Ecco le sue porte, appunto, il suo esercito di terracotta femminile e di pace, ma anche i suoi lavori con significati sociali, le migrazioni, e rifarsi a linguaggi diversi della storia della ricerca pittorica. Ho portato l'energia degli ultimi lavori, degli ultimi anni. E penso che la mostra sia molto bella, nel senso che ha un'energia, ha i colori, ha questa felicità dentro che il mestiere come il nostro deve dare, perché in fondo è un mestiere a privilegiati. Per l'occasione c'è un omaggio di Gelli specifico per Pontassieve alla sua torre dell'orologio. Io ho sempre ammirato molto il lavoro che una piccola cittadina riesce a fare nell'arte, credo sia quasi un esempio unico, specialmente in Italia. È una mostra importante anche perché abbiamo una collaborazione straordinaria, i ragazzi dell'Oder di Riaceto che hanno lavorato insieme a Giuliano e insieme a dei ceramisti, ceramisti giusti di Riaceto, per rendere ancora più importante un progetto culturale. L'arte terapia, l'inserimento fra le persone disabili, in questo caso è un grande maestro come Giuliano, che hanno lavorato fianco a fianco per dare ancora più spessore a questo importante progetto culturale. Abbiamo parlato poco fa del difficile presente della Ginori, adesso rievochiamo nell'età dell'oro con una grande mostra di Palazzo Pitti. Cristina Di Domenico. Lusso ed eleganza, una competizione senza vincitori, quella tra la corte parigina di Napoleone e quella fiorentina dei Lorena, soprattutto per una tipologia particolare di arte decorativa, la porcellana. Veri e propri status symbol, serviti, vasi e oggetti venivano infatti scambiati tra le due corti come espressione delle proprie eccellenze. E nei primi anni 30 dell'Ottocento, tra la manifattura di Sèvres e quella di Doccia, si stabilisce, grazie soprattutto ad Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone, una inedita e feconda collaborazione. Vengono ricercati colori a Parigi, vengono prodotti nuovi colori in loco, viene prodotta una nuova tecnica di doratura, una eleganza di forme, ma soprattutto una intelligente reinterpretazione, una collaborazione, direi, molto proficua. Tra quanto avveniva a corte, appunto, e a un imprenditore illuminato che va in Francia, che intesse rapporti con le manifatture francesi, onde riuscire a dare alla Toscana la miglior produzione. La mostra, promossa dall'Associazione Amici di Doccia, espone dunque il meglio della produzione avviata dal marchese Carlo Ginori nel 1737 e conservata oggi sia al Museo di Doccia che al Museo degli Argenti. Lo sport, dopo la vittoria sul Genoa, Fiorentina in piena corsa per la Champions, Enzo Baldini. In casa, più brava della Juventus, 36 punti su 45 disponibili. La Fiorentina di Montella non si nasconde più, vuole l'Europa, se Champions, tanto meglio. Un obiettivo intanto i viola lo hanno già centrato, ovvero quello di riportare entusiasmo allo stadio e far divertire la gente. Per conquistare l'intera posta col Genoa però non è bastato giocare un primo tempo quasi perfetto, dominare l'avversario costringendolo solo a difendersi. Il risultato è rimasto in bilico fino al termine della sfida e se non ci fosse stato l'errore di Zorbas e la sfortunata autorete di Cassani adesso saremmo qui a raccontare un'altra storia. I tifosi viola ad una squadra così perdonano tutto perché da tempo hanno capito che la Fiorentina è fatta così, bella e sprecona, persino un po' narcisista, ma anche irresistibile. E non è un caso che Cuadrado sia diventato in poco tempo l'idolo della gente, uno che con i suoi dribbling riesce quasi da solo a mettere in crisi gli avversari e a decidere una partita. Il colombiano segna e trascina la Fiorentina giocando con la spensieratezza e l'incoscienza dei giovani, la stessa di Ljajić, un altro trasformato da Montella in pochi mesi in giocatore vero. E Lega Pro pareggio fra Prato e Benevento. Lorenzo Caffè.
Per come sono andate le cose sul campo, al fischio finale del signor Fiore di Barletta è stato più il Prato ad essere soddisfatto dell'1-1 finale che non il Benevento. I Ranieri, di fronte al proprio pubblico, hanno ottimizzato al meglio quanto prodotto. I campani hanno avuto viceversa più occasioni, ma hanno sprecato troppo. La Ieni, portiere dei Toscani, bravissimo. Ma andiamo per ordine. Ospiti che fanno più gioco e dal 16° del primo tempo si portano in vantaggio con Marotta su assist di Montiel, il migliore tra i campani. Ma alla mezz'ora il piccolo e agile è Sabr, con Cesarini punta dei Ranieri di Esposito. Molte le assenze, tra l'altro, tra i padroni di casa. Si incunea tra le maglie difensive della squadra di Carboni, colpendo in modo vincente di testa dopo punizione di Cavagna. Poi è solo Benevento nella ripresa, ma Malomo e il già citato Laieni negano la via del gol ai campani. Prato a centro classifica, Benevento ai margini della zona playoff. Arezzo si prepara ai 29esimi giochi nazionali Special Olympics. Si terranno ad Arezzo dal 23 al 28 di aprile. Costanza Mangini. Piazza Sant'Agostino ad Arezzo aspettando Special Olympics con l'Arezzo Calcio per un'amichevole di pallavolo. È importante perché diciamo che la società ha voluto la nostra presenza con questi ragazzi e noi ci fa molto piacere. Anche l'anno scorso avevamo fatto con dei bambini disabili una cosa del genere, quindi sono cose belle che ci fanno piacere anche a noi stare con dei ragazzi così. Un assaggio di quello che si vedrà durante i 29esimi giochi nazionali di Special Olympics che si terranno proprio ad Arezzo dal 23 al 28 di aprile. Manca quasi un mese, ad Arezzo sono arrivati altri due eventi nazionali, ma grande così è la prima volta. Abbiamo superato le 1000 persone e quindi l'impegno organizzativo è elevato. Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria, al momento ognuno a piccoli, a grandi pezzi ci stanno aiutando perché l'evento ha bisogno di tutto. Quattro le discipline previste: l'equitazione, che si svolgerà all'Equestrian Center, mountain bike lungo il sentiero della bonifica e infine bocce e pallavolo, che potranno essere seguite ad Arezzo Fiere Congressi. 500 gli atleti che parteciperanno, più di 1500 le persone attese in città per festeggiare Special Olympics Italia. Per i mezzi di soccorso, che purtroppo sono fondamentali, devono essere presenti in tutti gli impianti, abbiamo la vicinanza della e del 118 e di tutti coloro che credono anche in questo tipo di sport. È tutto, grazie per averci seguito. Buonasera.